Buon pomeriggio, eccoci qua. Ci avevano dato per disperse, dice, ma quando è che fate una diretta? Eccoci qua, sorpresa. Buon pomeriggio, ciao, buona domenica, buon carnevale. Allora, sì, è la settimana. Ah, sì, è giusto. Allora, oggi cosa facciamo di qua? Oggi vogliamo stare insieme con voi. E io ho scritto polpette nello scrigno, perché faremo delle polpettine e poi le avvolgeremo nella pasta sfoglia. Questo è il pangrattato, sì. Allora, io farei le polpette, perché ho già detto nelle storie che tu hai fatto le polpette, prima ora le faccio vedere. Veramente? Ah, non ti ricordi? Ah, è vero, sì, mi ricordo. Allora, Sofia per la cena di questa sera ha fatto le polpette al sugo. Ma noi, non contente, volevamo fare qualcosa di più speciale, qualcosa di più speciale. Abbiamo tenuto da parte del macinato, eccolo qua, e faremo delle polpette così. Di diverso tipo, così più belle. Poi volevo dare un'idea, Sofia. Siccome ci sono avanzati gli ingredienti del ieri sera, abbiamo fatto una scoffacciata di calzoni fritti. Mi è avanzato la salsiccia e il broccolo, la mozzarella. Faremo dei mini strudel. Se per voi va bene, vi diamo un'idea e stiamo anche insieme per cucinare. Yeah, facciamo le polpette. 3, 2, 1, via. Vai. 3, 2, 1. Let's go. Ok, let's allora go. Mettiamo all'interno di una ciotola. Le polpette le sanno fare tutti. E va bene, però. Più. Casca? Aspetta, aspetta, aiutalo. Ok, mettiamo il nostro macinato. Mettiamo un pochino di sale. Un pizzichino di sale. Ci mettiamo un po' di pepe. Incominciamo. Scusate. Mettiamo un pochino di pepe. Io inizio con le mani, quindi uno e due. Non toccare i capelli, altrimenti poi ci... No, no. Ecco, ci chiacchierano. Ok, ma la sgrido io. Ok, mettiamo l'uovo, vabbè, lo mescoliamo, poi devo mettere l'uovo. Ah, io sai cosa metterei? La noce moscata. Sì, buona la noce moscata. Dov'è? Io intanto metto l'uovo, sì. Vai, vai, che tu ormai sei bravissima da sola, non ho problemi. Lo spappoliamo. Che bello! Hai visto? Un po' di noce moscata. Che carino! Che carino! Dai, su, sì. Impasta! Che bello! Io metto un po' di pangrattato, ti aiuto così. Mi sono impanata le mani. Ma sì, sì, sì. Dimmi se occorre ancora. Sì, un altro pochino. Potete mettere anche del pane raffermo, bagnato nel latte e poi strizzato. Un altro pochino, sì, sì. Infatti immaginavo. Altre due cucchiaie, allora, facciamo prima. Ok. Due dici? Tre. No, facciamo poco per volta. Dai. Ok. Si sta asciugando. Sì. Allora. Perché dico l'olio, l'uovo? Ci vuole il parmigiano, ma noi l'abbiamo terminato. Quindi? Se termine, quindi... Senza parmigiano. No, ce l'abbiamo. Dove sta? Ah, sì, quello qui. Ce l'abbiamo. Vero. Hai ragione. Allora, abbiamo quello piccolo delle mie merendine, quello. Eccolo, è vero. Però non è in abbondanza come... Non è in abbondanza. Capito? Io ne metterei un altro pochino. Vabbè. Aspetta, mi metto prima. Io fumage. Ce la possiamo fare. Ma certo, ce la possiamo fare. Un altro pochino dici? Ecco, faccio io, vai. Basta. Grazie. Abbondare abundorum. No, non lo so, ragazzi, non l'ho fatto. Quindi. Allora, facciamo così, vediamo un po'. Aspetta, facciamo le polpette in aria. Le polpette che fluttuano. Ecco, facciamo per terra però. Come l'olio. Piano. Come l'olio, vabbè, come l'uovo. Come l'uovo, ti ricordi l'uovo? Noi abbiamo sempre quella diretta in mente. Di un anno fa. Mantieni la ciotola. A 2 anni. No, l'anno scorso. Vabbè. Sto facendo con l'uovo così, è stato tutto per l'aria. È rimasto nella storia. Allora, facciamo le polpettine. Se poi diamo l'idea ai nostri amici. Quindi, dai, su, non maltrattare la polpetta. Devi vedere bene, capito? Capito? Sì, sì. Guardami negli occhi. Allora. Io prendo la pasta sfoglia che è nel frigo, perché altrimenti... Sì. Cosa dite, amici? Tutto bene? Ecco. Tremenda la mia Sofia, tremenda. E ancora. Vabbè, vuole andare nel broccolo. Grazie.
grazie. Vai. Prego. Allora, tu fai le polpettine, che cosa dicono i nostri amici? Leggiamo un po' i nostri amici, altrimenti poi... Dicono che sono alta, ma io ho... Allora, puoi fare un po' più piccoline? Scusa se te lo chiedo. La metà. Perché altrimenti poi... Perché io ho la pasta sfoglia che deve essere consumata, ce l'ho una sola. Sofia ne ha comprata una sola. Però, scusami. Io tanto che l'ho comprata. No, Sofia la pasta sfoglia non la fa mancare mai a casa. Allora io volevo dare un'idea di queste polpettine nello scrigno. Quindi tagliamo dei quadratini, poi l'hai comprata tonda, ma io adesso faccio in modo che la polpetta c'entri. Ciao amici, è da un po', eh sì, siamo ritornate. Ecco, abbiamo avuto un po' da fare, ma... Ci siamo. Un po'. Un po'. E poi, questo lo facciamo per il nostro strudel che è di là. Dopo. Dopo. Allora, amici, l'idea che volevo darvi è questa. No, non li appiattire. Un po' più tonda, così. Prendiamo questo che è più... La polpettina, una volta che l'avete formata, potete anche mettere delle spezie. La andiamo a chiudere nella pasta sfoglia. Così. Poi vado a prendere la teglia adesso, facciamo, la spennelliamo con dell'olio o dell'uovo, come preferite, e le cuociamo in forno per circa 30 minuti a 180 gradi. Adesso non conosco i vostri forni, però penso che vada bene 180-190 gradi. Ecco qua, chiudiamo bene, così. Vado a prendere la teglia, allora dove l'ho messa? Anche perché oggi abbiamo fatto i babà. Babà, perché babà? I babà. Babà? Babà, va bene. Babà. Ma se no sembra che dici le boba, quelle di Bubble, capito? No. Babà. Babà, babà. Sofia che mi corregge. Dillo in dialetto. Ubabà. Ubabà. Ho detto per... Lo volevo italianizzare. Stanno con la carta fuori. Sì, sono io che faccio questo. Faccio un po' di rumore. Allora. Pennellino. Io direi di fare con l'uovo. Con l'uovo? Non trovo il pennellino, Sofia. L'ho messo lì. Prima ho lavato i piatti, allora l'ho messo lì. Sofia che lava i piatti. Cioè, è una cosa. Oggi è perché io sto facendo il babà. Oh, il babà. Babà. Quindi so che oggi mi ha aiutata, anche perché la mia cucina era tipo un disastro. Non so spiegare cos'era. Io cresco, però c'è sempre le scarpe. Senti che c'è male. Ormai... Io baro. Voglio essere più alta di mamma, Perché io più o meno... Ecco, sono alta così, vieni più qua. No, devi essere più alta di mamma. Va bene. Allora, spennelliamo con l'uovo. Ah, poi possiamo mettere anche dei semini. No, a noi non li metto, però ai nostri amici lo dobbiamo dire che possono servirle con dei semini. Sesamo, papavero e zucca. Ecco, perché a casa solo io mando i semini, gli altri no. Certo, siamo in tre. Poi, queste polpette poi noi... Questa era la nostra idea di polpette nello scrigno. Ecco qua. Ora io passerei alla seconda fatto! Ricetta. Ma come è perfetto? Vatti a pulire le mani. E serve uno scotte. Vai, vai, vatti a lavare le mani che è meglio. Perché ho capito. Ora facciamo anche i nostri mini strudel. Aspettami! Sì, sì, certo che ti aspetto. Dove vado? Sono qui. Aspettami! Ecco qua. Ci sono, non vi abbandono. Intanto sai cosa faccio? Il resto del formaggio. Non si lo... Fai con l'acqua calda, con il sapone e via. Allora, okay, sei arrivato. Qui abbiamo della salsiccia rosolata e io ho comprato la pasta di salsiccia, che non so se da voi si trova, ma qui in Umbria è molto frequente trovare nel banco frigo. Così si evita insomma di togliere il budello, ecco, è già pronta all'uso. Bisogna mescolare tutto? Sì, allora broccolo ripassato in padella, aglio e olio, salsiccia rosolata,
pasta di salsiccia, formaggio parmigiano, mozzarella, no, facciamo con il cucchiaio, amore, però. Non ti sporto un'altra volta le mani. Vabbè. Vai. Se mi levo il bracciale. Vai. E poi... Oh, ok, ce l'ho fatta. Miscediamo. E poi possiamo fare dei mini strudel, Sofia. Scegli tu, uno strudel grande o dei mini strudel. Che cosa vogliamo fare? Dai, solo a te la scelta. Mini strudel? Grande. Ok. Allora, io farei così. Sì, ci sono. Sì. Ci sono. Ho elaborato. Dobbiamo lasciare anche per quello. Sì. Poi. Sì. O la andiamo a comprare, sì. Oppure le cuociamo così le polpette. Sì, mi piace più la seconda. Vai. Dopo lo faccio io. Allora. Ok, io faccio. Io faccio uno strudelino che mi piace tanto perché faccio gli rigori, no? E lo mettiamo al centro. Io ho tagliato un po'. Si vede? Sofia, aiutami. Facciamo vedere, tu prendi qua. Ho tagliato in pratica tutte strisce. Aiuto! Tutte striscioline. Ora lo strudel si è accappottato. Si è accappottato. Ora mettiamo l'impasto al centro. Cosa ne pensi? Poi io. Vai, fai tu. Ah, l'avevo tagliuzzato, ma mi sa che non l'ho tagliuzzato tutto. Va bene, non succede nulla. Vai. Tutto che al centro. Non ho capito. Tagliuzzato. Ah, okay. Tagliato. Okay. Il broccolo, no? Sono cime di rapa, non sono broccoli. Mi correggo. Ok. Com'erano i calzoni ieri? Buoni. Cioè, buonissimi. E l'ho mangiato anch'io. E sì. Che no, certo. Eh sì, perché io stavo facendo la brava. Sono cascata. Ed è da lunedì. Sì. Da domani. Tanto. La mozzarella la mettiamo un po' dappertutto. Sì. Abbondiamo, sì, ecco. Ma adesso arriva anche fuori dalla finestra. Bene. Ah, vabbè, poi dopo lo sistemiamo. Sì. Ciao, finalmente vi becco, come state? Ciao, Sofiettina. Che piacere vedervi. Un salutone da Calbanico. O Calbanico? No. Un saluto anche a te. Ciao. Come sei diventata grande? Che bella. Ciao, grazie. Ciao, come è cresciuta Sofia? Ok, ciao. Oggi faccio brutta figura perché sono bassina. Allora, sigilliamo bene così. E poi, non so se si vede. Thank you very much. Chiudiamo così. To welcome. Oh, merci. Merci. Dai, su, sto scherzando. Thank you. Allora, incrociamo un po' così il nostro strudel. Sofia, aiutami, vai, facciamo... Ah, sì. Allora, vado io, vai tu? No, vado io, poi vai tu. Così si intravede anche il ripieno. Ok. Poi, amici, vai. Ci dobbiamo preparare per le ricette. Vediamo se riesci a parlare e poi fare questo qua. Ma stai allungando troppo la cosa qui. Stiamo ci pensiamo. Così, perché si deve vedere. Aspetta, si è attaccata la cosa. Però tu non hai fatto il conto. Non ho fatto il conto? Perché vedi, qui ne so di meno, lì ne so di più. Aspetta, rimediamo subito. No, aspetta. Vai. Io rimedio subito, vai. Scherzi? Ciao, Gianni Sofia, cosa stai preparando di buono? Un saluto, un abbraccio da... Benvenuti a Gimigliano. Abbiamo fatto, vai Sofia, chiudi tu bene. Abbiamo fatto delle polpette nello scrigno, perché insomma, le spieghiamo. Abbiamo fatto le polpette e poi le abbiamo racchiuse in un quadratino di pasta sfoglia e spennellato con l'uovo. Ora qui, siccome abbiamo questa pasta sfoglia da cucinare, cosa abbiamo fatto? Le sta incrociando proprio in una maniera assurda. Vabbè, bene. Tu vai avanti. Cosa abbiamo fatto? Uno strudel con broccoli, salsiccia, mozzarella e formaggio. Perché allunghi queste cose? Poi? E poi basta. Anche. Mi sono distratta. Vediamo che ci faccio. Una formina. Ecco. Allora, non ho acceso il forno. Mitica, come al solito. Allora. Qua chiudiamo così se non esce tutto. E questo qui. Prendo la teglia. Sì, vabbè, dove?
Perché io poi che si fa? Che si fa? Che si fa? Si va in forno ora, perché che cosa abbiamo fatto? Ripeti tu ora, perché prima l'ho detto io, vai. Allora, abbiamo fatto degli scrigni di polpette. Allora, abbiamo fatto l'impasto di polpette, macinato, formaggio, poi... Sì, perché poi le abbiamo trasformate, perché le polpette le abbiamo racchiuse nella pasta sfoglia. Abbiamo fatto degli scrigni, no? Io lo chiamo scrigni. E qui invece abbiamo fatto uno strudel con broccoli, salsiccia, formaggio e mozzarella, che ora va in forno. Però direi di spennellare anche questo, Sofia. Spennello io. Dov'è il pennello? Dove l'ho messo? Mi perdo i pezzi per strada, io sono fantastica. Abbiamo perso il pennello, ragazzi. Ha trovato. Ok. L'ho trovato. Benicchino, dove è andato? Ok. Faccio io. Sì. Pam 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 pam. Facciamo la fine dell'altra volta. No, fai piano piano. Ma non si può fare tipo che lo butti tutto e poi lo no, piano? Perché deve essere messo ad agio. Brava. Aspetta che io faccio così. Si vola! Aspetta, se no non vedono. Si vola! Piano. Ma io... Con grazia ed eleganza. Io ho butto tutto sopra. Poi... Ma no, non si fa così. Facciamo la frittata. La frittata ci sta proprio bene. No. Ok. E anche qui vi ricordo, se volete, potete mettere dei semini. Mi sono incriccata la schiena. Okay. No. Dei semini ci stanno bene. Vabbè, me lo faccio per conto mio la prossima volta. Facciamo se ci metto tutti i semini che voglio. Possiamo fare metà e metà? Sì, dai, metà. Perché posso? Ho questi misti? No. Semi di zucca. Quelli che mangio per merenda. Vabbè, ormai la mia merenda è questa. Dove? Che parte? È la mia? Quella che ho. Questa. Quella che ho. No, adesso scherzando la merenda. Io questi li mangio per merenda, fanno molto bene. Guarda dove è andato a finire, ma... Ecco, vedi? Vabbè, non ti ho contagiata. Okay. Sono buonissimi questi, eh. Poi ci metto anche un po' così, qua misti. Fa di meglio. No, non fa di niente, merda. Questi semi qui misti, amici. Eccoli qua. Ma da parte però... Che semi di zucca. Eccoli qua. Ma posso vedere anche questo? Sì. No, quella, quest'altro. Semi di zucca decorticati. Questi qua invece sono semi mix per insalata, quindi semi di zucca, semi di lino. Leggiamo un po'. Dov'è che c'è scritto? Allora, semi di girasole, semi di lino. Basta. Sono qui. Allora, io direi di andare in forno. Che non hai acceso? Che adesso accendo. Accenderò. Però devo fare una cosa. Allora, ci vediamo nelle stories su Instagram, @pignatina e sottile cucina. Devo fare una cosa. Una è mia. Una. Va bene. Dai un altro. Sono buoni. Adesso sono felice. Non voglio niente. Allora, noi ci vediamo. Ecco, nella prossima diretta, nella prossima ricetta. E poi verrò incontro a voi con i miei babà. Anzi, ve li faccio vedere subito. E metterò anche la ricetta. Non è quello bello. Sì, perché alcuni mi sono venuti così. Però è buono uguale. Così. Va bene, comunque. La bagna è pronta, poi vi farò vedere. No, non fare così, se no me lo mangio così. Vabbè, allora, un bacione, un abbraccio, vi vogliamo bene. E alla prossima ricetta. Ok, vai, mi metto di qua. Allora, dopo. Sono buono. Ciao!